Ciao a tutti i miei sudditi scimmieschi, io come sempre sono Manolax e oggi proviamo un altro episodio di Tic Card Toe, sempre di Matthew Coder, e sto giro proviamo la modalità esperto, andiamo in Hell Nah e vediamo quanto difficile è la modalità più difficile di questo gioco. Abbiamo il ghiaccio e lo sparafoglie, come sempre, sempre contro il cagnolino. Vediamolo. Quindi lui parte con... Perché ce n'è uno in più con il talismano? Oh cacchio. E vabbè, gli dà un punto in più, mi blocca le carte. Cattiveria pura questa, eh. Mi blocca, non mi permetterà di mettere il ghiaccio qua, ovviamente. Me lo sposta. E lui cerca di fare qualcosa. Io metto la mia pedina per di qui. E senti, mi blocco. O mi devo bloccare questa? No, aspetta, finiamo il turno, che comunque vinciamo lo stesso. Abbiamo tutti i punti da vincere e quindi io proverei a fare una cosa del genere. Cerchiamo di farla, visto che ogni pedina che c'è nel campo ci fa punti, io faccio così. Finisco il turno, non vince e così prendo tantissimi punti. 5 punti in totale. Perfetto. Adesso mi blocca le carte per non so quale motivo. Metto quella centrale, dobbiamo utilizzare al massimo tutte le strategie che possiamo fare. Si è bloccato da solo questo con il ghiaccio? Con quale logica? Così che non ti posso spostare? Poi io ti blocco qui. Vediamo cosa fai. Lui si mette lì. Potrei comunque spostargliela dopo. Sto pensando a tutte le strategie per... Dobbiamo fare altri 5 punti. Quindi con calmissima le pensiamo al massimo. Non ho ancora utilizzato nessuna abilità, eh. Quindi attualmente abbiamo vinto per bravura. No, mettiamola per di qua. Così gli do fastidio. Ma perché lui dopo me la mette di qua non posso più spostarla. Qua, sì, dai, proviamo. Lui la mette lì, non mi utilizza mica le pedine, lui sta per vincere qua e io utilizzo questa per spostarla in basso e vinco così. E siamo a altri 4 punti e me ne manca un ultimo per vincere. Ai ai ai. E attualmente è senza poteri lui, quindi base basissimo. Devo semplicemente vincere il più facile possibile. La metto qui e tu non puoi mettere la tua carta qua. Non mi fai usare le carte, non mi interessa. Prenditi il punto, non mi interessa. E io con questi tre abbiamo vinto. Strategie al massimo. Comunque con le carte a base, base, base. Allora, questo qua. Red Button. Questa qua resetta tutte quante le abilità. Ci sono delle carte mai viste. Questo qua le blocca. Fa come l'ultima carta usata da qualunque giocatore. Quindi copia la carta utilizzata. Questo qua mi interessa. Sembra interessante, sembra potente. Questo qua inizia due punti con due punti sulla bilancia. Ok. E lui gira le carte, sempre il dente, questo qua che mi blocca e che mi resetta le carte. Ok. Vediamo. Mi blocca la carta perché gli dà fastidio, mi resetta il cooldown, non mi interessa. E ok, fammi così. Quanto me la fa? Me la blocca? Me la blocca per sempre? Ah, questo round, in tutto questo round. Ok, quindi io mi sa che provo a fermarlo così. Basta che non giri le carte. Vabbè, ci penserò qualcosa successivamente. Lui ha fatto così per bloccarmelo. Posso giocare un altro turno? Posso giocare un altro turno? Credo di sì, basta non mi giri le carte adesso. Se mi gira le carte vinco lo stesso, quindi diami una carta in più. Ok, e questa qua spostamela a destra e vinco così. Cerchiamo di fare più punti possibili. E non devo neanche farlo durare troppo perché con il dente che ogni volta che lo prende il dente mi fa punti, assassino. Ok, se usa il dente comunque gli copio la carta. Io gli copio la carta. Ok, così è la carta più interessante che ho. Dammi questa. E questa qua gliela vinco facile perché sono in svantaggio. E quindi facciamo così. Non puoi metterla qui. Bloccami pure quello lì, non mi interessa. La metti lì. E questa qua la vinco io. E altri 3 punti. Altri 3 dobbiamo farne. Però con il suo dente che continua a mettere, secondo me siamo messi male. Stranamente non ha mai girato le carte. Non so per quale motivo.
cercando di bloccarmi. C'ho qualche carta che mi posso utilizzare. Un altro dente ha girato le carte. E io devo semplicemente bloccarglielo. Non posso fare nient'altro. E non ho ancora nessuna abilità e formo in pareggio. Che stress. Lui col suo pareggio, comunque col suo dente, continua a farmi, non me lo fa utilizzare. Stiamo per vincere e non ce la facciamo. Resetta le carte. Un altro dente. Possiamo provare a vincere? Prima che lui utilizzi un altro dente, non vinciamo. Ce ne servono 5. Però, vediamo. Uso un dentino, me la mette lì, ovviamente. E io faccio che tu te la sposto su e almeno questa qua la vinciamo. A posto. Un ultimo punto. Resettami pure il cooldown, non mi interessa. Allora, questa qua la prendo per me e vediamo di vincere anche questa partita. Blocchimi pure quella, va a fare lo stesso. E ok. Il ghiaccio e la foglia sono comunque in buona combo e siamo arrivati a 10. Che strong. Allora, questo qua se facciamo in pareggio, però faccio pochi pareggi. Ne rimuove uno. Comunque pareggio, eh. Potrei puntare a fare pareggi per guadagnare 3 punti nel caso, perché potrebbe essere molto buono. Resetta la carta di una cosa, ne toglie uno. Quelle che esclusive, secondo me, no. Proviamo a, nel caso di pareggi. Ok. Abbiamo la corona, quello che mi ferma, il sasso. E queste qua sono uguali alle mie, va bene. E lui mi mette quello. Un sasso. Al centro assassino. Ok. Potrebbe puntare se facciamo un pareggio? Perché prima che lo faccia, io dico che facciamo un pareggio. Puntiamo a fare un pareggio, che è molto probabile. Dammi qui, che non dobbiamo vincerlo. Posso mettere un secondo, una seconda di questa? Allora, è stato forse utilizzato 2 volte. Se me la mette 6 è tantissima. Però dubito. Basta non mi sposta la roccia. Ok, pareggio. Ho vinto 3 punti. Pensavo di arrivare a 6, però con questo qua era una cosa assurda, ma non è andata come volevo. Lui ha un sacco di carte, perché devi avere sempre una carta più di me. Che me la fa anche così, me la schiaccia. Meno male non mette doppia carta. Dammi questa e questa qua la voglio io. Probabilmente me la sposta anche, però magari la posso rispostare. Ovviamente. Cacchio! Cacchio, me l'ha spostata. E siamo a pareggio. Questo qua è dura, eh? E soprattutto con le sue abilità che tornano molto in fretta. Posso spostare i sassi, devo pensare a spostare i sassi. Assassino, con lo sparafoglie qui dà troppo fastidio. Ma non ce l'avrò più dopo. Mi serve lo sparafoglie per spostare questo. E mi sa che questa qua la sposto e così più o meno possiamo fare qualcosa. Aggiungi un'altra roccia. E finiamo di nuovo in pareggio. Questo qua finisce tante volte in pareggio. Abbiamo l'unica cosa, la cravatta, che ci può dare una mano. Inaccettabile, poi metti un milione di rocce tu nel tracciato, assassino. Poi cosa vuoi fare? Adesso metterà una qua. No, no, deve metterla qua, ovviamente, sì. Perché non mi arriva il pareggio su? È necessario di quella carta. Poi non c'ho nessuna carta disponibile. Ah, pareggi, tanti pareggi. Continuo a resettarmi le carte, però tipo non mi arrivano mai. Mi sa che questa qua gliela devo mettere. Dobbiamo metterla qua. Non me la fa mettere, me la sposta sotto, mi mette un sasso e non posso farci niente. Troppi pareggi su questa partita, non mi piace. E le mie carte non ci sono mai. Continuo a resettarmi il cooldown ogni round. O arriva a sbagliare. Ok, ce ne ho una. Poi non so neanche più quale carta è stata utilizzata per ultimo. Allora, il blower non ce l'ha. Quindi lo metto di qua.
butto un altro sasso e io finisco in pareggio e mi dammi 3 punti. Via. L'unica è la cravatta, fortunatamente l'ho presa, se no veramente adios. L'ultimo è stato utilizzato un sasso, un ghiaccio. Un ghiaccio è stato utilizzato per ultimo. Qui si può vincere qualcosa? No. Anche che mi viene in mente questa qua. Lo sparafoglio è stato utilizzato per ultimo. Quindi io utilizzo questo qui. Questo, muoviti. Questo. Muoviti e vinciamo così. E altri 3 punti andati. Se ho le carte disponibili e non le spreco, è fattibile. Oh cacchio. Oh cacchio. Adesso lui punta a fare 3 punti qua. E io faccio. Può anche schiacciarmela dopo. Postamela su. Mettimi questa qui. E quella del ghiaccio la voglio qua. Speriamo di vincerla. L'ha spostata. Non c'è più niente. Sì, adesso mi mette il sasso sopra e vince. Maledetto. Ah, non ha neanche tentato di vincere. Non ci ha messo il sasso sopra. Che stupido. Che stupido. Ah. Mi sono passati 60 turni e quindi è stata diminuita la possibilità di vittoria. Ma devo farne uno. Se avessi un dente. Eh no, così. No, così utilizzare tutte le carte e farla così facile. Che stress. E la mette lì, facile. Non vale, non vale. Il gioco a sparo 65 e sono ancora stati diminuiti. Ah, di uno stavo per vincere. Non farlo andare avanti all'infinito praticamente. Sto ancora vincendo, quindi ogni pochi turni praticamente cercherà di farmi vincere. Non c'ho più l'abilità, non c'ho più l'abilità. Non è possibile, un attimo fa stavo vincendo malissimo, siamo di nuovo a pareggio. Qui c'è tutte quante le carte, io non c'ho nessuna carta. Me la schiaccia, me le blocca. La mette qua. No, non l'ha messa lì. La sta per vincere qua. 65. Siamo a 5, mamma mia. Mettici un sasso. Se avessi veramente la cravatta, sarei più tranquillo. Questa qua è dura, eh. Questa qua è dura. Quindi praticamente arriverà a chi ha un punto vince. Ok, non è stata una mossa geniale, amico. Ok, fortunatamente ho qualcosa. E siamo a pareggio? Sì. A meno che non sposto qualcosa, posso spostare qualcosa e fare un punto in più. O mi tengo il leftover per dopo. Ma se faccio un punto in più vinco. Quindi questo qua. E quindi sono a 4 punti. E abbiamo vinto. E siamo solo al 3. Allora il sasso. Questo qua come lo gira? O il cooldown? Questo qua è un po' più intelligente. Più sassi? Ma più sassi vuol dire più pareggi. Ok, questi qua che mi bloccano non le vedo, siamo a 4 di 5. Ok, direi di iniziare tranquillo. Vediamo le sue carte, ghiaccio, la cravatta, anche lui la cravatta, no, la cravatta anche a lui. Resetta le carte di tutti, la carta inutile e questa qua, oh cacchio. Riuscirà ad utilizzare la cravatta molto più spesso? E com'è molto più, è molto meno il cooldown? Ah, ma è difficile perché c'è i cooldown brevissimi, oh cacchio. La roccia non è stata una buonissima idea a sto punto. Una roccia. Lui utilizza il pareggio. No! E non mi fa utilizzare il pareggio. Eh no, devo vincerla. Quindi devo vincerla questa. Eh no. Eh no. Questa è bruttissima. Questa è bruttissima. E lasciami libere le carte.
perché me le ha resettate tutte quante e lui continua a bloccarmi. No, è impossibile sta partita. È impossibile questa partita proprio. Ah no, combo troppo forte. Adesso mi resetta il cooldown di tutte le carte, continuo a tirarmele giù con questo qua. E che ci posso fare? L'unica cosa che posso fare è mettere una roccia. E vuole vincere così. Non si fa. Non si fa. Sì, è proprio il diavolo questa sfida. Diciamo che il clone non mi è servito tanto. Ho avuto un po' di sfortuna se avessi avuto quella là che metteva una doppia carta. E quell'altro, come la prima partita che avevo fatto là, era molto meglio. E niente, è andata malissimo. Posso mettere un sasso, però non lo posso mettere lì sopra. Andiamo al turno. E adesso ho il soffiafoglie. Abbiamo perso malissimo. Provo a vedere se riesco a riportare al 4 di 5. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo. Rifaccio la partita. Ok, 15 minutes later. rieccoci. E sono andato con quello che se facciamo pareggio mi dà 3 punti, un dente e adesso ho appena preso che mi risetta il cooldown. E vediamo se non c'ha questo qua, ok. Questo mi dà fastidio, però fortunatamente non c'è mica quello del segnale stradale che mi resetta il cooldown di tutte quante le carte, se no gli sarei stato veramente molto fregato. Quindi secondo me è fattibile. Sicuramente si fa sempre dandomi un dente in più. E ok, perfetto, con calma. Ci ha messo i punti, puoi metterci, ho capito anche lì, ma non mi serve a niente fare 1000 punti. Io ti metto questa qui. Mi ha resettato tutte quante le carte, che assassino. Anche le sue però, però le sue durano meno. Ah, adesso si prende i pareggi. No, avrei dovuto metterlo anch'io. Adesso si prende già 3 punti. Le sue carte tornano subito, mi ci vuole una vita. Adesso, se io attivo questa, posso spostargliene una e questa qua andiamo. Intanto, una è andata. Adesso mi ritorno il dente. E questa qua è allo stesso tempo, quindi continua a venirmi. Oh, cacchio. Lui continua a utilizzarle e a resettarmi tutte le carte, però le sue durano meno. Questa qua è persa di nuovo. Quando lui c'ha tantissime carte è un casino, eh. Le altre erano andate anche abbastanza bene. Quando c'è quelle di reset del cooldown tipo questo. Che fastidio. Mi ributta giù tutte le carte. E non c'ho niente che posso fare. Oh, non utilizzarlo. Ok. Meglio di niente perché tanto. Quindi questo qua ne posso spostare una. Dov'è che potrebbe farmi comodo una carta in più da qualche parte? Questa qua non la posso utilizzare sfortunatamente. E spostargli questa in giù. E più o meno fare qualcosina qui. E si forma un altro pareggio. E altri 3 punti si vanno a lui. No, questa qua con la copia che dura pochissimo. Adesso mi resetta questa qua. Si è ripreso. Basta non rimettere di nuovo la cravatta. Ricaricami le carte. Se prendiamo di nuovo pareggio, vince lui. Voglio questa. No, non resettarmi le carte. Non resettarmi le carte. Ci avevo appena il dente. Vabbè, 3 punti andati. Sta, è sempre in vantaggissimo lui. Io non c'ho niente, non c'ho niente. Non disattivarmi le carte? Ok, con il riciclo mi si attiva questa che la posso spostare, attivamene una e torniamo a pari. Fortunatamente non ho attivato questa. È stata la mia unica fortuna.
No, 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 dente d'oro, no, dai, ogni volta che c'ho il dente d'oro me la resetta. E siamo a 60. E assassino ricerca sempre di fare i punteggi con il pareggio. È veramente impossibile. Solo 6 adesso. No? 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 Niente pareggio, per te. No. Continuiamo a fare il pareggio. Ma viene per forza il pareggio adesso. Inaccettabile. Ho perso. Di nuovo. Impossibile sto gioco. I suoi turni così veloci, impossibile. The following day. Ok, giorno successivo e proviamo a battere il livello 4 nuovamente, sperando che non ci abbia niente per il tempo. Questo mi dà fastidissimo. Questo, probabilmente abbiamo perso solo per questo. Non ti faccio usare nessuna carta, cerco di stare in positivo. Mi blocca le carte, me ne distrugge uno, mi resetta il cooldown. GG, uno fa cose! Lasciami fare anche a me. Ah! Non esaltarmi il cooldown, maledetto, non esaltarmi il cooldown. Continua a tirarmi giù carte e basta. Finisce in pareggio. Maledetto. Chiudere set il cooldown è troppo. Probabilmente non mi farà usare nessuna carta. Probabilmente sarà più veloce di tutti quanti i miei. È andata. Mi resetto il cooldown anche dell'unica che poteva interessarmi. Adesso mi resetto il cooldown. Mi ha resettato il cooldown, stranamente. Allora, devo provare a utilizzare tutte le carte in mio possesso. E ne distrugge una, mi resetto il cooldown di tutto. Maledetto. C'è una possibilità di farne in doppio qualcuno? No, devo prendere questa. Però sto perdendo. No, non mettere carte. E mi resetta il cooldown sempre dell'unica che mi interessa. Il talismano per bloccarmi almeno un turno. No, no. Quando c'è quelle che resettano i turni, niente, non va mai. Lui c'è sempre il dentino, quindi uno ogni turno riesce ad aggiungerlo, nonostante riesco a provare a fargli una difesa perfetta, me lo schiaccia comunque. Sto facendo troppi tentativi per riuscire a batterlo. Il problema solo è che c'ha più carte, una in più, un po' troppo cheating, non dici? Adesso se ne fa un'altra, basta, arriva. Nuovamente a. Sono in vittoria di due, però tutto quello che fa è come ne distrugge una. Però. Oh, me ne fa vincere una, incredibile. Arriva. A ognuno che vince guadagni un punto, quindi solo un punto, uno alla volta, ma non ce la farò mai. No, vabbè, è andata. Ci vediamo già al prossimo giro. Bisogna solo sperare di non avere una carta che mi resta tutti i timer, perché non posso mica giocare senza carte. Thousands of tears later. E nuova run, dopo aver perso troppe volte, sto giro sto puntando semplicemente a tutte quelle che hanno il cooldown più corto e sperando che. Allora, questa mi va bene e. Mi vanno bene, non c'è nessuno che mi rispetta il cooldown, quindi potrei quasi farcela. Vediamo. Se lui è sciallo. Io no, non posso spostarne una, la metto qui, una me la rifai, però sarebbe da. No, perché lui vince qua, aspetta, aspetta, non devo farmi fregare così. Così, dopo lo sposto di uno, resetto il cooldown, perché mi deve arrivare prima e quindi andiamo avanti. E posso usare la spatola però, lo spostavo e gli usavo la spatola. Spatola è questa, combo micidiale. Non ci avevo mai pensato, più che altro sì, non ci avevo mai pensato. Ok.
Ha di nuovo il dente. No. Aia. Anche lui c'ha lo sparafoglie. Vai. Io vorrei utilizzare questo. E questa centrale è mia. Facciamo. Vediamo cosa fa. Ok, e quindi 4 punti andati. Se non mi blocca le carte, se non me le resette, le posso utilizzare. È fattibile. Maledetto. Resettimi cooldown, che tanto arriviamo prima. Mi puoi bloccare le carte per un turno, questo non è un problema. Va bene, spostamene. Dammi una scala, così siamo a 3 di 8. Cerchiamo sempre di andare avanti, puoi bloccarmele per un turno, non mi dà problemi. Le riblocca di nuovo, fa lo stesso. Ok. Se me la mette qua. Bacche. Stress. Siamo di nuovo a zero, però non è morta. Non è morta la partita. Posso provare a fare così una strategia strana? Se io posso, senti. Te ne sposto una. Te la giro. Resetto il cooldown. E così. E vinciamo e prendiamo anche un punto in più. Questa mi è piaciuta parecchio. Non la posso utilizzare, però fa lo stesso. Spatola e lanciafoglie combo micidiale. Però mi devi un po' lasciare... Voglio usare il mio dentino. Nye, nye. E io me ne riprendo uno, maledetto. Devo giocare al meglio delle mie possibilità. Lui continua a mettersi il peso lì, ma non è quella la cosa che mi preoccupa di più. Io posso come fare come prima. Ti sposto, uso la spatola e resetto il cooldown e mi arriva anche prima. E così, altri 3 punti facili. Uso tutte le carte contemporaneamente, ma secondo me spatola e quella è una delle poche combo che riesco effettivamente a gestirmi correttamente. No, però, tu questo non me lo tocchi adesso. Perché lui me lo sposta sicuramente con lo sparafoglie. E c'ho qualche... Ok, e posso prendere questo, e posso, ne aggiungo uno, e mi tengo quello lì, sì dai, sì, perfetto. E 4 punti andati. Il problema è l'ultimo adesso, perché sono stato fortunato ad avercene che non mi resetta questo. Speriamo non me lo faccia altro, perché se l'ultimo c'ha quello che resetta, sono come sempre fregato. Devo stare più attento allo sparafoglie quando ce l'attivo, perché quando ce l'attivo lo sparafoglie lo utilizzo spesso. E siamo a 60, quindi i turni durano meno. Ti blocco questo, vediamo che cosa fai. Ok, spostami questo, usami la spatola, bloccami questo e via. E al prossimo turno, no, non posso ancora vincere. Però posso usare questo e se passa qualche altro turno probabilmente riesco a vincere, perché finiscono i turni e mi è diminuito di uno la dimensione della scala. Perfetto. Questi qua durano troppo. Queste qua durano troppo. Voglio questo. Quelli che durano poco mi servono. L'ultimo. E inizia sempre con uno già. E se ha questo qua, questo qua... No, basta. Basta. Questo qua mi fa schifo. Questo qua mi fa schifo. Questo qua è ok. Ma no. No, così. Basta. Io tipo adesso vedrai che non gioco neanche una pedina. Mai. Posso fare anche la combo migliore del mondo, però lui continua a bloccare le carte, me le butta giù e no, è impossibile. Non utilizzerò neanche più una carta. Fortunatamente non ho mica usato lo scudo per tenersi quello centrale. Niente, niente, non posso far niente. Questo qua sì, è proprio inferno. È proprio inferno. E già che sono arrivato a questa condizione, è già tantissimo. E sei arrivato al quinto. Fortuna, bisogna giocare a fortuna fino all'ultimo millesimo di secondo. Neanche una carta posso usare, mai. Perché se qua continua a tirarne giù di uno, continua. Fine, andata. 9. Inaccettabile. Inaccettabile, invincibile. Una linea tra le PC, le morte illusa fanno impazzire tutti. Fuoco che brucia, i flum che scoppiano. Ma nulla si grande, fa crescere tutti di sé.